Bentornati ad Agreste, anche a tutti coloro che da stasera ci seguono nella replica del giovedì alle 20:20, replica che vi ricordo vi terrà compagnia fino alla 2 di settembre. Nella terza puntata di Agreste 2010, andata in onda il 17 marzo, che vi ricordo potete rivedere sul nostro sito alla voce archivio delle puntate, vi abbiamo parlato di pomodoro, in particolare della firma dell'accordo sul prezzo 2010, fissato in 70 euro a tonnellata, 9,50 euro in meno rispetto al 2009. In quella puntata eravamo andati a trovare, per sentire le loro valutazioni in merito a questo accordo, due aziende che fanno concentrato e passate. Come già anticipato in quell'occasione, oggi, in prossimità dei primi trapianti e delle prime semine, torniamo a parlare di pomodoro. Siamo infatti venuti a 12 Morelli, nella sede dell'Opoe, un'altra industria di trasformazione presente sul nostro territorio, che però fa un altro tipo di prodotto. E prima di andare a sentire il parere di Edo Balboni, presidente del consiglio di amministrazione di Opoe, ricordiamo alcune delle questioni critiche che erano emerse dalle interviste a Nino Rocchi delle Due Valli di Ostellato e a Roberto Valentini di Ferrara Food di Argenta. I magazzini delle industrie sono pieni perché il 2009 è stato un anno di grandi produzioni anche a livello mondiale e c'è quindi un eccesso di offerta di trasformati sul mercato, soprattutto di prodotto proveniente dalla Cina che viene venduto a prezzi molto bassi. E adesso andiamo da Edo Balboni. Signor Balboni, quanto pomodoro lavorate in questo stabilimento? Circa 400.000 quintali all'anno. Che tipo di prodotto fate? Facciamo polpa e cubettato di pomodoro. Concentrato? Concentrato è 2 anni che non ne facciamo più. Da dove proviene il pomodoro che lavorate qui? Il pomodoro che lavoriamo qui proviene dalla nostra zona, Ferrara, Bologna e Modena, e dal Basso Ferrarese, dalla zona di Longastrino, quella zona lì. Cosa pensate del nuovo accordo sul pomodoro che è stato firmato da qualche mese, che prevede un prezzo di 70 euro a tonnellata? È un prezzo più basso di quello dell'anno scorso, però se era anche un po' più basso forse era meglio, però tra le organizzazioni di produttori e industriali hanno raggiunto questo accordo, speriamo di riuscire a onorarlo. Voi, la vostra tipologia di prodotto, a chi la vendete? Cioè, quali sono i vostri canali di distribuzione commerciali? Le altre industrie, noi facciamo dei prodotti in fusti da 2 quintali che va venduto, chi fa le pizze surgelate, chi fa i sughi, sia in Italia che all'estero di grosse produzioni. Più facciamo anche a Piacenza, abbiamo uno stabilimento, produciamo pomodoro in latte da 3 kg a 5 kg per consumi qua in Italia. Poi facciamo prodotti in cartoni baby box da 10 kg che questi mandiamo quasi tutti all'estero. Avete anche dei progetti per il futuro? Cioè, so che vorreste dare più valore aggiunto al vostro prodotto, in che modo? Noi vorremmo ritrasformare e passare anche nelle confezioni piccoline, perché adesso noi facciamo un prodotto che va dai 3 kg in su, mentre vorremmo arrivare a fare il mezzo chilo, il chilo, anche per cercare di entrare nella GDA, nella distribuzione, e cercando almeno di dare un valore aggiunto a questo pomodoro che produciamo, perché i 100 grammi della scatolina il pomodoro incide di più che nel fusto da 2 quintali. Dovrebbe esserci maggior margine di guadagno. Voi cosa pensate del prodotto estero, anche se non fate concentrato, però si sente molto parlare di questo pomodoro cinese? Ho sentito che sta entrando anche in Italia molto, molto concentrato dalla Cina, e quello farà molta concorrenza al nostro pomodoro. Dà fastidio perché contribuisce a far calare il prezzo, sai? Perché la roba, più roba c'è, più cala il prezzo, anche se uno fa un'altra cosa, sempre il pomodoro è, magari, però per il momento sono fastidi che noi non abbiamo, facendo solo questo prodotto. Quindi la soluzione, diciamo, per cercare un po' di schivare questa crisi può essere quella di diversificare, di fare un tipo di prodotto particolare? Sì, bisogna cercare sempre di migliorare i prodotti, di fare un prodotto che magari il cliente sa che ce l'hai solo te, per tenere legato il cliente. Adesso non è neanche più questione di prezzo, è tenere legato il cliente buono, cercare di tenerselo, perché come ti scappa dopo addio, l'hai fatta.
La qualità conta? La qualità conta moltissimo. Noi abbiamo dovuto prendere tutte le certificazioni, abbiamo un laboratorio che continua in continuazione a fare gli analisi, stiamo facendo ricerche anche per prodotti nuovi, vedere per accontentare un cliente che è sempre più difficile, essendoci più pomodoro, quello è sempre più difficile. Però tutto prodotto italiano il vostro? Tutto prodotto italiano, emiliano diciamo, ecco. Lei che cosa si sentirebbe di dire ai produttori, ai suoi soci? I produttori, i soci, quest'anno cerchiamo di tenerli fermi con la semina, perché questi qua dicono che pianta 5 ettari, va a finire che ne mettono 6 o 7 perché non sanno cosa mettere, perché col grano e il mais non si sa alla fine se si andrà a reddito. Quest'altro anno, quando spariranno tutti i contributi, c'è, e che si tenga anche in forma per l'anno prossimo, perché se poi quest'anno chiude con un prezzo disastroso, poi dopo quest'altro anno chi è che mette il pomodoro? Perché quando c'era 20 anni fa l'aiuto alla soia, tutti mettevano soia, è sparito l'aiuto, per alcuni anni poi nessuno ha messo la soia, dopo è ritornata, però c'è stato 2 o 3 anni di blocco. Ecco. E c'è il rischio anche per il pomodoro secondo lei? È un prodotto più importante diciamo della soia in Italia, ma penso che un po' di calo i produttori, chi faceva 70 ettari secondo me non rischia più, non avendo almeno uno che gli paghi le piantine diciamo, ecco. Però comunque ha senso continuare a fare pomodoro nella nostra provincia? Sì, secondo me è una produzione ancora che il produttore ha un po' di utili, gli ultimi anni l'ha avuto. Chi ha fatto il pomodoro un po' di utili in campagna l'ha fatto, in confronto degli altri prodotti.